Salve a tutti, oggi vedremo come fare uno scatolino di carta per metterci all'interno oggetti vari. Partiamo dal classico foglio rettangolare dal quale dobbiamo ottenere il quadrato. Quindi peghiamo nel modo che già conosciamo. Ed eliminiamo questa parte rettangolare che è in eccesso. Apriamo il foglio, dobbiamo effettuare una piegatura orizzontale e una verticale. Ecco, riapriamo il foglio. Adesso tutti e quattro gli spigoli dobbiamo piegarli verso il centro. Dopo che abbiamo piegato gli spigoli verso il centro, prendiamo la parte di sotto e la pieghiamo in due metà. Facciamo lo stesso per la metà parte di sopra, dobbiamo piegarla in due verso il centro. Riapriamo. Giriamo il foglio, dobbiamo piegare a metà la parte di sotto e la parte di sopra come abbiamo fatto prima. Quindi pieghiamo a metà verso il centro. E anche la parte di sopra pieghiamo a metà verso il centro. Schiacciamo. Riapriamo nuovamente il lavoro. Adesso la punta la apriamo verso l'alto, la punta di sotto verso il basso. Ora concentriamoci sulla parte alta. Dobbiamo piegare lungo questa linea obliqua, in questo modo schiacciamo verso l'alto, schiacciamo verso l'alto. In questo modo. Giriamo il lavoro per lavorare meglio, tenendolo premuto sul tavolo. Solleviamo, pieghiamo verso l'interno e schiacciamo bene. Rimettiamo nuovo il foglio come era prima. Adesso lavoriamo su quest'altra parte alta. Allora, pieghiamo sempre lungo la linea obliqua. Giriamo il lavoro a faccia in giù, così riusciamo a lavorare meglio. Pieghiamo verso l'interno e schiacciamo.
Ecco, questo è il box, lo scatolino. Allora, questo è grandicello perché abbiamo usato un foglio A4, però se usiamo fogliettini tipo post-it vengono di queste dimensioni, quindi più piccolini. Decidete voi le dimensioni dello scatolino che vi servono. Se il video per voi è stato semplice e vi è piaciuto, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, fate dei commenti e quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!